siamo a Sanremo. Un'altra quota giovane qui a Radio Bruno è venuta a trovarci, LDA. Ciao, ciao a tutti. Allora, com'è andata? Tutto bene, dai. Mi sono pure rivisto l'esibizione, ho cantato bene, mi sono piaciuto. Hai cantato bene, io ieri sera ero all'Ariston e ti ho sentito live, quindi posso dire che a livello canoro sei andato... Sì, ci è piaciuto. Grazie, grazie. Ci è piaciuto e devo dire che c'è stato anche alla fine un fischio finale sulla classifica che è tutta parziale, perché adesso sono ancora tre serate, quindi vuol dire che il pubblico ha apprezzato tanto. Fortunatamente sì, ha apprezzato tanto. Ho letto tutti i commenti, la canzone è piaciuta, non a tutti, però... veramente quasi a tutti, quindi sono tanto contento di questa cosa. Siamo contenti anche noi e ho letto che questa canzone nasce da un momento, cioè una tua delusione d'amore, giusto? No, in realtà nasce da un litigio, nasce, sai, sono quelle cose che succedono durante i rapporti che rendono anche vivo, no? Il tutto. E quindi se poi domani è proprio quello, quando tu da un litigio pensi che sia la fine del mondo, ma in realtà poi non è così. E quindi l'hai dedicata a qualcuno in particolare che c'è ancora nella tua vita? Sì, 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 c'è ancora nella mia vita questa persona. Bello, sì, sì, è importante dedicare una canzone che va sul palco dell'Ariston. Assolutamente, è un regalo per sempre. Sì, è un regalo per tutti, un regalo per tutti. Il bello delle canzoni è che poi le facciamo nostre. E cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni da te? Cosa ci porterai sul palco di diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad ora? Non lo so, tanti punti al Fantasanremo forse. Effettivamente ieri sera tu sei uno dei pochi che ha giocato fino all'ultimo. Sì, eh? Sono primo al Fantasanremo. Sono primo. Comunque no, a parte gli scherzi, guarda, in realtà di nuovo forse un po' più di sicurezza, perché dopo la prima... oramai tecnicamente, corna facendo, dovrebbe andare tutto bene. Ma certo, ovviamente. Poi venerdì invece c'è un'altra puntata un po' particolare, perché arriva Alex Britti sul palco. Ma non vedo l'ora. Come è nata questa collaborazione? Allora, lui venne ad Amici a fare una cosa con Luigi. E nel mio cervello, ma tu lo sai, mai dovessi fare Sanremo un giorno, io lo chiamo. Ok. E comunque Amadeus mi annuncia a Sanremo, il giorno dopo gli scrivo, ci sentiamo, e la sua risposta è stata: ci vediamo all'Ariston. No vabbè, cioè, la cosa più assurda è che tu, in un contesto di Amici, sì, in cui c'era un altro ragazzo che stava lavorando con lui, tu già pensavi a un futuro Sanremo, sì, cioè, sì, pazzesco. E no, perché avevo quello che fa male che stava esplodendo. E quindi era una canzone che sta iniziando a prendere proprio il volo in quell'edizione. E quindi sai, inizia a sognare un po'. E poi io sono una persona che sogna tanto, ok? Perché tu più sogni in grande e più ti poni obiettivi sempre più grandi. Questo lo diceva Emma ad Amici. Ed Emma disse: sognate in grande, gratis. Ha ragione. È vero. È verissimo. A volte non è facile, però, non per tutti, no, perché no, è difficoltà, certo, della vita. Una domanda che voglio farti: quanto ha influito? Ma ti vedo molto tranquillo, cioè, sembri proprio una persona che sta facendo la cosa che ama e che... Io mi sto proprio divertendo. Cioè, alla fine, detto la verità, io sto qui, mi sto divertendo, mi sto godendo quello che ho. Voglio godermi ogni secondo, ogni minuto, ma anche ogni intervista, sai? Cioè, sono tutte cose che poi ti resteranno per tutta la vita. È vero. Quindi pure viverle col sorriso. Poche ore di sonno, però viverle col sorriso. Senti, a proposito degli altri protagonisti del festival, c'è qualcuno con cui hai legato o già conoscevi prima, hai empatizzato particolarmente? Ma in realtà, lo sai, io ho conosciuto un po' tutti. Chi è carinissima è Arianna, Ariete, è Rosa. Rosa fa straridere, è un grande. Leo Gassman. Poi tutti i giovani, tutti, Will, Setui con la zio, Olli, Shari anche. Tantissimi, guarda, giovani. Tutti bravi ragazzi, poi tutti, veramente tutti. Uno staff molto bello. Lazza pure carinissimo, fa un sacco ridere. Tutto bello. Bello, bello, è veramente... No, è bello vedere tanti ragazzi giovani in un'edizione del festival che collaborano insieme, comunque. Non è che state facendo fazioni, no, eccetera. C'è veramente molto rispetto. È veramente un bel festival. Ma tu lo sai perché? Perché alla fine sono tutti artisti che io ascolto.
Io non riuscirei nemmeno a... Cioè, c'è tanto rispetto quest'anno, ma penso pure negli scorsi anni, comunque. Però quest'anno c'è proprio un rispetto enorme, almeno da parte mia, perché poi mi ritrovo a gareggiare con persone, con artisti che veramente io ascolto sotto la doccia, in macchina. Cioè, proprio io sono fan, cioè io andrei ai concerti e ci vado anche. Ci piace, ci piace. A proposito della classifica, quanto influisce per te? Ti sei tipo prefissato un risultato che vorresti ottenere o non te ne frega niente e te la stai godendo? No, me la sto proprio godendo, non me ne frega proprio niente la classifica, ti dico la verità. Ma la sto vivendo proprio vada come vada. Se si vince è meglio, però capisco che è molto difficile. Ci sono big che sono troppo più grandi di me. Ed è giusto quindi che cioè sono, essendo più grandi, hanno molta più esperienza e sono molto più bravi pure di me. Abbiamo visto l'anno scorso con Tananai, poi questo non, la classifica non vuole dire nulla, perché guarda che anno che ha avuto, nonostante... Appunto. Quindi per me è un onore già gareggiare con Marco Mengoni, con Giorgia, con Lazza, con Ariete, Madame, chi più ne ha più ne mette. Posso dirti nomi da... Cioè. Certo. Guarda, hai fatto una canzone super radiofonica che grazie. Piace sia ai più grandi che ai più piccoli, leggera ma con un bel messaggio, per cui ti auguriamo il meglio. Vai. Grazie mille. Mancano ancora 3 serate, c'è tanto da fare. E io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ma cioè, io non vedo che viene la giornata delle cover, guarda. Maronna mia, vedo l'ora di salire là con Alex, mamma mia. Non vediamo l'ora neanche noi. Voi speriamo di rivederti anche quest'estate al Radio Bruno Estate. Assolutamente sì. Grazie mille e in bocca ciao. Al lupo. Ciao, viva il lupo. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.